Roma celebra l'arte di Jean-Pierre Durier, artista francese, amico del Villamare Festival, ispiratore e curatore della sua immagine e dei suoi simboli. Ha avuto così grande affluenza la mostra Pittura e libri di cucina allestita presso la libreria Spazio 7, uno degli spazi culturali emergenti più interessanti di Roma. Ancora una volta le tre passioni di Durier, arte, cucina e cinema, si sono uniti attraverso i libri e i colori vividi delle tele. Una rilettura creativa di questi tre mondi da parte dell'autore che non rinuncia alla sua ironia, al suo senso dell'umorismo nel ritrarre i suoi cuochi e i loro prodotti con una pittura allegra e briosa. L'arte della cucina e l'arte della pittura. Jean-Pierre Durier, cosa hanno in comune? Ma molte cose, perché prima di tutto è dal cinema che è la mia passione, la cucina che è la mia passione, se no, avete tutto Jean-Pierre. Mi piace molto la cucina popolare e soprattutto la cucina popolare italiana. Poi ho creato un premio per ringraziare con un quadro che regalo i cuochi, ma anche chi fa il cibo, quello che fa l'olio, come nella vostra zona, chi fa il pomodoro, chi fa il vino. Dunque sono alla ricerca sempre di dei prodotti popolari. Quest'anno ho detto 10 premi in Italia, l'anno prossimo andrò in Francia. Proprio per questo, durante la première, tenutasi alla presenza dell'ambasciatore francese in Italia, Martin Briand, è stato consegnato il premio Durier 2024 ad Alessandro Passi, fondatore e creativo del progetto Leonardo Idea, conferito per la qualità dei prodotti di cucina popolare ispirati al genio di Leonardo da Vinci.